dismesso. Cambiamo argomento, Estra premia 5 start-up italiane. Vediamo. Midori, Tate, Wise Power, Away e Ambra sono le 5 start-up italiane vincitrici della seconda edizione del programma internazionale E-Cube Startup Idea Challenger, ideato e realizzato da Estra SPA in collaborazione con Nana Bianca. Un'azienda come la nostra, che ha grande attenzione per il territorio e per l'innovazione, questa cosa è un passaggio, secondo noi, fondamentale. Passaggio fondamentale, e poi con alcune di queste aziende c'è la possibilità di fare anche un percorso insieme. Esatto, cioè intanto abbiamo qualificato aziende che si interessano largo circa di quello che facciamo noi, quindi in particolare l'interazione con il cliente, il miglioramento delle fatturazioni, i call center, modalità diciamo predittiva per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dei clienti, insomma un sacco di cose che per noi possono essere molto utili. Voi lavorate con le giovani aziende, con le start-up, quanta innovazione c'è nel nostro paese? Allora, come talenti nel nostro paese ce ne sono tanti, le risorse umane non mancano, le università sono in grado di sfornare veramente tanti ottimi giovani. Purtroppo quello che non c'è ancora è un ecosistema che aiuti questi giovani talenti a andare sul mercato e l'esempio di oggi è esattamente in questa direzione, cioè l'unione tra una grande azienda e un acceleratore di start-up colma quel pezzo di mercato che manca per offrire un'opportunità a questi giovani di lavorare in Italia e costruire le aziende in Italia senza dover andare via.